Immaginate di essere nello spazio e che avete solamente 60 secondi per riuscire a sopravvivere da una stazione spaziale che sta per esplodere. Comunque, ciao a tutti ragazzi, io sono Abatodì e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi possiamo dire che giocherò al predecessore di Among Us. Sì, ci passa. Allora, avevo un po' di difficoltà a fare tutto, quindi scusatemi. Ma non vi potrò leggere i testi perché è tutto in inglese. E io in inglese sono non benissimo, scarso. Ok, prendi un capitano. Io mi scelgo lui. Baby Bronco. No, sono da nome, io mi scelgo Baby Bronco. Info, top and hot, the queen to reveal additional information. Premi e tieni premuto lo schermo per rivelare informazioni addizionali da quello che sono riuscito a tradurre. Ecco qua. Ok, quello che state vedendo è stato dopo 10 anni e mezzo di caricamento. No. Ok, prendi il pupazzo. Prendi la tipa. Ok, già abbiamo dei tizi. È un coso. Ok. Zuppa. Coso. Non è la prima volta che gioco questo gioco. Ho fatto anche un po' di prove nei giorni passati. Però porta lo stesso ansia in qualsiasi momento. Anche se sei un pro player ti porta ansia. Ok, prendi il barattolo. Tizio, scusa se non ti prendo, ma però devo pensare al cibo che ce n'è. Guarda! Questo è il paradiso dei barattoli! No, no, vabbè. Non so se basteranno. Però non posso più prendere altro. Buttati carino! Ok. Mi salto sto caricamento perché forse durerà 3 anni e mezzo. Il caricamento dovrebbe essere finito. Sì, giorno 1. Leggiamo qua. Ciao Astro computerizzato. Assistente, non ci sto capendo nulla. Ok, qua ci sono i metti a capitano. Ok, io so già un po' che cosa devo fare. Qua c'è il discorso capitano, quindi io parlerò della forza. Io a questi cicci, come mi piace chiamarli, li devo mangiare ogni 5 giorni. Che è la data perfetta praticamente da mangiare. Non abbiamo nulla da per gridare. Possiamo anche craftarci un telefono. Intanto io ce l'ho tanta e dello scotch. Quindi facciamo così. Crafta un telefono. Poi controllare che è un altro livello di intelligenza. Sì, perché quello è per il controllo dei scotti di zuppa. Che non si è messo fatto male. Ok, abbiamo ricevuto il telefono. Allora, vediamo, magari che ne so, ci dà una cavata di zuppa in più. Giorno 4. Oh, effettivamente c'è andato in più, buono. Allora, parliamo dell'intelligenza. Non so perché mi è andata così intelligenza. Andiamo, ma si è ferita. Ma cosa? Sanity, ok. Health, ok. Che gli è successo? No, spero di vedere che gli è successo. No, qua non si vede. Vabbè, comunque, oggi si deve mangiare. Un accendino, tanto non possiamo. Tanto o l'accendino o niente in questa scelta. Perché io ho pochissimi oggetti. Ok, ora farò un po' di giorni off camera. Quindi ci sentiamo tra un po'. Ok, i giorni off camera li ho fatti arrivare fino a 10. No, il primo contratto. Oh, ah, ah. Ok, ok, controlliamo. Fortuna che avevo craftato il telefono, mamma mia. Ok, comunque oggi si dà a mangiare e via, prossimo giorno. Giorno 11. Allora. Il telefono si è rotto. Allora, ripara.
No, non abbiamo le risorse. Carta. Ricicla. Allora riciclami sto telefono. Tanto è rotto. Ok, tanto non so che cosa sto facendo. Però sai, di solito io vado così, così, così. Perché ho la mucca mi è accesa, come possiamo dire? No, prima non avevo sti occhi blu e la scritta blu. Qualcuno mi deve spiegare che cosa sta succedendo. Cercando di sopravvivere. Tutto sta accadendo. Cioè, sti tizi non possono sopravvivere in pace che accade di tutto. E siamo già a 2 settimane e abbiamo un pianeta, un pianeta, un pianeta, ok? Ok, uso sto accendino, basta solo che mi andate nel pianeta. Comunque, io ho paura per Ciocizio. Ho paura che ci muoia, quindi craftami un medikit. Ci vuole molto, ma craftatemi un medikit. Non precipitate. Perché siete precipitati? Giorno 15. No, 2 feriti. Allora, si può andare in esplorazione. Tipo a un villaggio, pericoli radioattivi, se ci fosse della maschera antigas, oppure a qua, un pericolo, non so. Aspetta, ma quel medikit deve essere craftato, se continuano così potrebbero morire di ferite. Oh, c'hanno fame! Ok. So che ci sta qualche piccolo problema. Oh, no! Questa tizia c'è morta! Non ci credo. Però ci abbiamo il medikit. Quindi lo diamo oggi a quel tizio. E diamo anche un batto di zuppa perché sennò così non può continuare. Non può continuare seriamente. Oh! Da quando siamo arrivati nel pianeta sono successi disastri, gente che è morta, tipo la tizia, poi la nave diceva che si è rotta, ho riparato di zuppa perché stanno finendo. Quindi faccio col. Non ho le risorse chimiche per riparato di zuppa. Aperta. Sempre nella modalità di ciclo. Riparato di zuppa. Come te per chimici. Ma che. Mi ciclo la mucca che mi dà 30 chimici così. Vado a sopravvivere più facilmente. E cerchiamo anche di sopravvivere un po' più a lungo. Dopo che sta tizia morta, non so come fare. Ok, costruitemi pure un telefono, me l'ero dimenticato che si sono comunque da quando la tizia è morta. E come al solito c'ha fame. Allora. Manualetto. Questo è l'essenziale per la sopravvivenza. I manualetti. Se vabbè, ma se continui ad aver fame. Mamma mia. Se c'è qualcuno brucia con l'accendino, vabbè. Ok, se ora non ci muore io non so. Ok, non ci muore, ma l'accendino si è rotto. Vabbè, ti do un batto. Ormai è troppo tardi per salvare la tizia. Però tu, ancora tu ti potrai salvare. Vai. Telefono, uso il telefono, se vuoi vivere. Ecco qua, l'hanno incollato. Hello world. Allora, cosa potevo. Intelligenza così a caso, nemmeno sapevo che cosa mettere, quindi ho detto, vai intelligenza, metto l'intelligenza. Ok. Essendo che la situazione si sta iniziando a peggiorare sempre di più, farò qualche giorno off camera. Ok, per l'ultimo
lui che però è stato solo qua dentro è passato un mese. La loro scorta di zuppa è aumentata, anche perché stava finendo, cioè c'erano solamente due barattoli. Come poter sopravvivere altri 10 giorni circa con due barattoli? Andiamo. Già sei fortunato che sei qua da un mese. Già, quanti messaggi sono arrivati? Boh. Ma comunque passiamo al prossimo giorno che è meglio. Questi giorni che io ho fatto passare off camera non è stato proprio tanto facile gestirli con Baby Blanco da soli che sta tipo impazzendo per la solitudine. Ambulanza, ciao, non mi dire che c'è un ammalato di Covid. Va, passa direttamente all'altro giorno che mi sto un po' arrabbiando, sinceramente. Allora. No, ho preso 40, no! Ecco perché non so leggere l'inglese. Perché poi mi arrabbio su sto gioco. No, vabbè, ma è ammalato. Oh, non lo so, comunque mangiare parla della forza, perché tu sei tipo il super forzuto del gruppo, che ormai il gruppo non c'è più. Ma ancora fame? Come ancora fame? Guarda, si vedono anche da qua, io che sono fuori dallo schermo, tutti i barattoli consumati. No, basta, basta, Baby Bronco. La tua situazione sta peggiorando tanto.